Benvenuti a tutti, mettetevi pure comodi, questo più che un video è un podcast, quindi un approfondimento audio tra Lele Adani Allegri. Chiaramente c'è il mio commento di volta in volta per spezzare un po' la situazione. Potete pure mettervi comodi, mettetevi lì con le cuffiette, potete fare dell'altro, intanto ascoltate, ne verrà fuori un bel sunto di tutta la vicenda per capire appieno tutto quello che ci sta dietro, partendo addirittura da quasi un anno fa. Inizierei però dalla disamina di Lele Adani post-Juve-Ajax. Invece per la Juve per me è un fallimento, senza se e senza ma, e non è un fallimento sul risultato, è un fallimento sulla forma tra le due gare, d'andata e Tu ritorno. al ritorno da Amsterdam hai detto se non gioca non passa. Così è stato, così come con merito aveva rispedito a Madrid l'Atletico. Quindi quando tu non meriti, perché non hai, diciamo così, nel percorso una ricerca giusta, poi dopo puoi andare a recriminare sui dettagli. Non si vive di dettagli se non hai avuto una forma giusta, come ha avuto invece l'Ajax per 180 minuti. Qui già introduce qual è il concetto. Adani dice che per arrivare a dei risultati in maniera, diciamo, meritata e continuativa nel tempo, c'è bisogno di idee giuste, cioè di una ricerca. Una ricerca, cosa si intende? Una ricerca di gioco, una ricerca di struttura, un progetto anche tattico, anche di insieme, non solo individuale. E quindi dà del merito all'Ajax per questa cosa qui. In controcorrente invece c'è una Juve che, a quanto dice Adani, non ha ricercato questo progetto tattico, questo modo di stare in campo costante durante probabilmente la gestione Allegri. Ma andiamo avanti. La prima cosa da dire, e l'hanno visto tutti, che l'Ajax ha meritato, ma questo l'hanno visto anche in Alaska. Ora, la Juventus in due partite ha tirato 3 volte in porta, 2 Ronaldo di testa e Douglas Costa su un'azione personale, basta, troppo poco. Cioè, il paragone tra le idee, la proposta e i valori porta un saldo troppo negativo per trovare degli alibi. Quello che vuole intendere è questo, che il saldo, cioè il rapporto tra i valori tecnici dei giocatori, il valore della qualità della rosa dei giocatori, dei singoli della Juve, non è proporzionale a quello che la Juve ha mostrato, cioè la Juve ha giocato assolutamente sotto il suo potenziale. Non ci sono alibi, bisogna essere, secondo me, onesti nell'andare a raccontare e analizzare la squadra che tra le otto è quella che ha calciato meno in porta. Il Porto ha calciato di più con Liverpool. Poi mi viene detto che vincono i giocatori. Attenzione qui che l'esempio è fantastico. Intanto lasciamo che parli Adani e poi vi spiego. Si vince con i giocatori. Quindi, se lo fate voi, io non ho il coraggio di farlo. Mi mettete paratici qua davanti. Gli chiedete, ma perché hai preso Cancelo e non Veltman? Perché hai trattenuto Alexandro e non Sinchkraven? Perché in porta Van Chesney e non hai preso Onana? E soprattutto, senza passare dagli altri, perché ci sono dei giocatori, Van de Beek, e invece tu hai Bernardeschi, hai Mrecham, hai Betancourt. Ma soprattutto io mi chiedo, come mai Paratici non ha preso Tadic? 6 gol, ha preso Ronaldo che ha fatto 450 gol. Ah sì, i giocatori vincono le partite. Secondo me i giocatori vincono le partite con le idee giuste. Questo è quello che vuole dire Adani, cioè lui fa una provocazione, ma se è vero che sono solo i giocatori, sono solo le individualità che vincono le partite, mi spieghi perché prendendo i migliori giocatori, perché la Juve ha preso appunto Cancelo, ha preso Ronaldo, ha preso Alexandro, Bentancur, Pjanic, eccetera, perché con i migliori giocatori non hai vinto? A sto punto, praticamente, se seguiamo questa logica che i migliori giocatori vincono, allora bisognerebbe pensare che tutti quelli dell'Ajax sono meglio della Juve. Allora, perché non abbiamo preso tutti quelli dell'Ajax? Cioè, quello dice: io vi posso portare degli altri esempi. Esempio, il Leicester vince la Premier qualche anno fa. Tutti i giocatori del Leicester erano meglio di quelli del Manchester, del Chelsea, dello United, dell'Arsenal, eccetera, eccetera, del Liverpool. Era così? Hanno vinto perché sono migliori i giocatori? A sto punto, perché lo United, il City o quant'altro non hanno preso tutti i giocatori del Leicester, non hanno fatto cambio? Ma possiamo fare anche il ragionamento sul campionato di oggi in Serie A. L'Atalanta, il fatto che adesso rischiano di arrivare quarti o comunque in Champions, vuol dire che sono migliori quei giocatori lì rispetto a quelli del Milan, della Roma, dell'Inter, della Lazio? Sicuramente no. Allora forse non è così, probabilmente invece l'allenatore è importante e sono le idee di gioco quelle che poi fanno sì che tutti i valori tecnici individuali possano rendere al meglio, possono essere valorizzati. Sono sempre delle idee, parla di idee Adani, delle idee tattiche, delle idee di sistemi che
incanalano le individualità in un sistema efficace. Poi questo dice Adani. La Juventus. Mi state parlando però di Allegri. Io sto parlando di concetti di gioco, poi arriviamo ovviamente nello specifico. Io penso che la Juventus in queste, diciamo così, quattro partite che hanno caratterizzato gli ottavi e quarti ha fatto un'azione. Cioè la Juventus. Voi mi state parlando però di Allegri. Io sto parlando di concetti di gioco, poi arriviamo ovviamente nello specifico. Io penso che la Juventus in queste, diciamo così, quattro partite che hanno caratterizzato gli ottavi e quarti ha fatto un'azione, calcisticamente parlando, degna di Liverpool, City, Barcellona, Tottenham, Arsenal, Napoli. È stata l'azione che ha portato al gol di Ronaldo ad Amsterdam. Bentancur fa un gran movimento, Cancelo viene su sull'esterno, Ronaldo che aveva cominciato l'azione taglia e colpisce. Appunto, Ronaldo, Bentancur e Cancelo. Bentancur e Cancelo erano in panchina e io sento dire che non ci sono i cambi in panchina. Sai chi ha messo dentro l'Ajax? E Kellenkamp, Sinkraven, Huntelaar, nemmeno Dolber. No, il confronto con l'Arsenal, che ami i giocatori infortunati? Qui intende Ajax. Il confronto con l'Arsenal. Non hai costruito con l'Ajax. Con l'Ajax, scusami, tre tiri in 180 minuti. Adani praticamente chiede: ma com'è possibile che Allegri trovi degli alibi, delle giustificazioni sugli infortunati o sui cambi, che non c'erano cambi in panchina, eccetera, quando l'Ajax ha messo gente sconosciuta, gente come Ekellenkamp, che ragazzi è un 2001, mi sembra, cioè è uno che ha 18 anni, non ha mai esordito in prima squadra, quindi è un primavera, e l'Ajax comunque, questo qui è entrato in campo, ha fatto la sua partita senza tanti problemi. Perché secondo voi c'è riuscito questo giovane a entrare senza problemi? Perché c'è un'idea di gioco, perché sono abituati a avere dei comportamenti dentro un sistema di gioco, e quindi uno può avere più qualità, meno qualità, però si integra subito. Mentre in una Juve, effettivamente, se tu hai un giovane della primavera buttato dentro nella mischia, probabilmente non può far bene, perché la Juve si basa solamente sull'individualità, quindi un giovane della primavera probabilmente non ha l'individualità di uno della prima squadra. Tocca un nervo scopertissimo Dani, va a centrare al 100% il bersaglio, è per quello che dà fastidio Lele Adani. Ricordatevi sempre che dà fastidio chi ha competenza, perché è qualcuno che può andare a centrare le varie situazioni, che quindi è un pericolo. Adesso andiamo a vedere proprio lo scontro dopo l'ultima partita, Juve-Inter 1-1, ok? Lele, parti tu. Allora Max, io te lo chiedo, poi dopo vedi te come interpretarlo. Quanto un allenatore come te, che ha vinto tanto, che conosce bene i suoi giocatori, può incidere al di là delle scelte di mercato, quindi arriverà Ramsey, probabilmente, credo di sì, quindi sarà un giocatore di qualità in più, per quel discorso tecnico di cui parlavi anche adesso. Quanto un allenatore come te può incidere nel rapporto tecnica, qualità, smarcamento, e arrivare di più, parlo nella Champions League, nell'area avversaria, essere più dominante? Quanto ne ha bisogno la squadra, se ne ha bisogno, se pensi che ne abbia bisogno, e quanto tu puoi orientare questa caratteristica di dominio del gioco? Adani chiede quanto è determinante un allenatore al netto della rosa, cioè al netto dei giocatori, dei campioni che hai oppure dei brocchi che hai, quanto può incidere un allenatore col sistema tattico, quindi con la tattica, con la gestione, con il gioco, nei risultati di una squadra. La domanda in realtà è molto semplice ed è anche retorica. Ripeto, c'è l'esempio dell'Ajax, c'è l'esempio dell'Atalanta, c'è l'esempio del Leicester, squadre comunque non scarse, però comunque non di primo ordine, che però hanno dei risultati incredibili, anche diciamo continuativi, costanti, perché l'Ajax è tutta la stagione che fa risultati importanti, non è una partita. Il Leicester ha avuto un campionato intero, l'Atalanta un campionato intero, quindi è molto semplice. Vediamo Allegri cosa dice e soprattutto cosa non dice, perché non capisce neanche la domanda, tanto che farfuglia. Determinare, io posso determinare e aiutare a migliorare i singoli giocatori, che dopo messi tutti insieme, se si passano bene la palla, giochiamo meglio. Il secondo tempo sembra che abbiamo corso di più, invece abbiamo giocato meglio tecnicamente, quindi sembra che la squadra stia meglio fisicamente. Con l'Ajax, io ripeto, perché ho rivisto la partita, a parte non c'è bisogno, perché me la ricordo abbastanza subito appena esco dal campo, abbiamo subito 4 ripartenze, non abbiamo subito il gioco dell'Ajax, abbiamo subito 4 ripartenze che hanno fatto... Cioè, un secondo, allora lui dice già un po' di cose strane, perché lui può solo allenare individualmente i giocatori, poi fanno loro in campo. Ma scusatemi tanto, se fosse solo questo, davvero
può allenare chiunque la Juve. E se hai dei campioni, anche un allenatore medio come Allegri può vincere, questo è un dato oggettivo. Allegri ha vinto con i campioni, però con la squadra della Juve di 8-9 anni fa, quella squadra là di Conte, Allegri cosa avrebbe fatto? Sarebbe arrivato primo? Questa è una domanda che pongo a voi. Ma poi dice, l'Ajax non ci ha dominati dal punto di vista del gioco, ma ha fatto solo 3 o 4 ripartenze. Questo è aberrante secondo me, è una cosa assurda. Cioè è negare l'evidenza in un modo veramente pazzesco. Partenze che hanno fatto sì che l'Ajax a Torino avesse fatto una partita straordinaria. Cosa? Cioè l'Ajax ha fatto una partita straordinaria perché è riuscita a fare 3 o 4 ripartenze. Se qualcuno si ferma ad ascoltare le parole della gente, in questo caso di Allegri, capisce di più, perché tante volte si va veloci, non si ascolta bene bene cosa sta dicendo una persona e si va avanti e non si capisce. Ma dice delle cose mostruose Allegri, delle cose assurde. È normale che la prima ripartenza sbaglia una palla a Pjanic, la seconda sbaglia una De Schill, la terza sbaglia una non mi ricordo chi, e loro sono bravi a campo aperto, come stasera dopo l'1-1, una volta Emre ridà la palla a Ronaldo invece di aprirla e Ronaldo anda a chiudere, un'altra volta Pjanic, un'altra volta ancora Pjanic ancora. È normale, quelle palline non le hai sbagliate, sono scelte di passaggio che non devi assolutamente sbagliare. Scusatemi se blocco ancora, ma dice che l'Ajax è forte in campo aperto e che praticamente ha fatto delle ripartenze su errori della Juve. Basta, quindi sta dando all'Ajax della contropiedista. Questo sta dicendo Allegri, eh? Ma è una cosa schifosa, tutto per pararsi il culo, perché non accetta di aver fallito, che l'Ajax l'abbia sodomizzato dal punto di vista del gioco, della tattica, quindi proprio sugli aspetti dell'allenatore, a cui Allegri non risponde. Perché io vi ricordo 2 minuti fa qual è la domanda di Adani: quanto può essere determinante un allenatore sull'aspetto di sistema, di gioco, al netto dei giocatori sul mercato? Vi ricordo che Allegri non ha né capito la domanda, o forse meglio ancora, l'ha capita e sta rispondendo con cose che non c'entrano nulla, quindi in maniera non pertinente. Più giocatori hai di qualità, è più facile passarsi la palla, più riusciamo a trovare le traiettorie di passaggio, e quindi puoi magari perdere un pochino in solidità di squadra, però la squadra direi va verso quella direzione. Poi quest'anno, ripeto, ho avuto anche a disposizione poche volte Douglas Costa, che è un giocatore che ha una qualità straordinaria. Quadrato stesso, è stato fuori 3 mesi. Paolo Dybala lo stesso, ha fatto la prima parte bene, poi la seconda parte ha avuto un pochino più di difficoltà. Spinazzola comunque è un giocatore che è importante, è un giocatore che ha tecnica. Poi dipende da partita a partita. Partire a settembre, a luglio, cioè, quando partiamo, non sa cosa sta dicendo. Poi durante la stagione c'è, cioè, quello che sta meglio, quello che sta peggio. Stasera Spinazzola ha fatto un bel secondo tempo, ma dopo l'Atletico Madrid, giustamente voi non lo sapete, ma era in giro per la Continassa e non sapeva se doveva tirare di destra o di sinistro. Cioè, scusate, ma veramente è una cosa assurda. Cioè lui praticamente sta cercando di giustificarsi sul fatto che la Juve ha perso magari con l'Ajax, oppure ha pareggiato con l'Inter, perché Spinazzola non sapeva se poteva, se era in forma. Ma è una cosa assurda, sta vaneggiando. Tra l'altro, anche nel modo di come comunica e di come parla, si capisce che non sa che parole trovare, non sa che frasi dire, si sta incartando totalmente e non sta rispondendo alla domanda che Adani ha fatto, dopo ancora 2 o 3 minuti di intervista. 2 o 3 minuti ininterrotti di intervista e non sta ancora rispondendo alla domanda iniziale. Questo è Allegri. Sera ha ricominciato a muovere le gambe giuste e ha fatto una bella partita, perché comunque non è abituato a giocare certe partite di Champions. Poi c'è momenti in cui, e c'è momenti, e non mi faccio assolutamente vergogna, che io fui criticato il primo anno al Milan, quando in 2 mesi misi 3 mediani. I 3 mediani però mi hanno fatto vincere lo scudetto. Ecco, cioè, allora qui cosa fa? Prima vaneggia sui giocatori, sono cose che non c'entrano nulla, perché poi vi ripeto, lui sta lamentando che gli è mancato chi? Quadrado? Spinazzola? Qualche cambio? L'Ajax ha messo Ekel, un giocatore del 2001, del 2000, un 18enne che non ha mai giocato una partita in prima squadra. Ma di cosa stiamo parlando?
Comunque, a parte questo, siccome poi finisce gli argomenti, non sa più e sa che sta dicendo delle castronerie, sta facendo una figura barbina, mette di fronte il suo curriculum, che è la cosa, scusatemi, più schifosa che si possa fare. Cioè, io non sbaglio, cioè mi giustifico dicendo che io ho vinto. Ma ragazzi, si può vincere in mille modi, si può vincere anche per, grazie a non qualità tue, si può vincere perché semplicemente alleni la squadra più forte per distacco confronto a tutte le altre. Punto e stop, e quindi con quella squadra può vincere anche un mediocre, anche un medio, può non occorre essere un campione, invece tu stai dicendo, no ma io ho vinto, allora sono incriticabile. Questo sta dicendo Allegri, è aberrante, è la negazione del confronto questa roba qua, e non porta da nessuna parte una mentalità del genere. Scusatemi, ma bisogna aprire gli occhi, e non valutare la gente, bisognerebbe fare così, non guardare la persona che sta parlando e ascoltare solo quello che sta dicendo. Non valutare mai le persone per il loro distintivo, per il loro nome, per il loro curriculum, ma valutare le persone per quello che fanno e per quello che dicono. Questo fa l'identità di una persona, non il nome o quello che ha vinto, perché i risultati sono bugiardi tante volte, non sempre, ma tante volte sì, e nel caso di Allegri questo è lampante. Giocare bene a calcio è molto semplice. Però tra giocare bene e vincere ci passa una roba sottile che sembra sottile, ma non è sottile. E quindi se vuoi giocare bene non c'è problemi. Metto tutti i terzini che fanno le ali, centrocampisti tutti di qualità. Poi però dopo alla fine quando se la ci arriva, come sei arrivato? Secondo, terzo, quarto. Quello è un problema. Beh ma sai benissimo vi spiego. Ora. Cioè, è un discorso assolutamente populista, non è un discorso serio. Cioè, se volete il bel gioco, metto i terzini che vanno avanti, le cose, però così non si vince. Lo dice che così non si vince, a parte che abbiamo la dimostrazione di squadre, appunto, come sto dicendo, l'Atalanta, l'Ajax, eccetera, che hanno giocatori, non dico scarsi, ma comunque non fenomeni, non campioni, lasciate stare che adesso siano molto valorizzati e quindi sembrano essere dei giocatori pazzeschi, ma la realtà è che sono giocatori buoni, ma nulla di che. È chiaro che l'Ajax ha giocatori migliori rispetto all'Atalanta, perché poi sei in Champions e tutto, però capite il senso. Quindi non è questo il discorso che sta facendo Adani, che vuole vedere tutti all'attacco. Non ha mai detto una cosa del genere. Adani, ripeto, ha chiesto quanto conta l'intervento di un punto di vista tattico, di sistema di gioco, nei risultati della squadra. Allegri è andato totalmente fuori dal seminato, dicendo cose che non c'entrano assolutamente nulla, tanto per portare a sé il puntiglio del discorso. E Adani si scoccia dopo 4 minuti di intervista di Allegri, dove parla solo lui vaneggiando, e cerca di prendere la parola perché non sopporta che possano essere delle cose così aberranti. E Allegri subito lo zittisce, immediatamente. No, subito. Non sempre mette le ali, vincere. Tu lo sai benissimo che adesso rivendichi uno spazio, ma non dice cose serie, sensate, io dico serie e pensate. Siete voi che siete voi teorici, chi? Perché anche te sei il primo che leggi libri e di calcio non sai. Ma che leggi libri? Ma cosa hai provato? Ma sei lì dietro e non sai niente, perché fa un altro discorso. Massimiliano, te lo dico io, ascolta. Ora parlo io e stai zitto. Ma ora parlo io e stai zitto, ma questo qui ha parlato per 4 minuti ininterrotti, ha detto una marea di banalità, di castronerie, di cose assurde che se uno le ascolta attentamente, semplicemente ascoltando davvero le parole che dice Allegri, sono una marea di puttanate, le può dire anche un tifoso al bar ste puttanate che ha detto Allegri, e siamo in TV, uno pagato milioni di euro, che dovrebbe essere l'allenatore della Juve, che è una grande squadra, una squadra di campioni, e questo è Allegri? E poi si permette di dire stai zitto e non capisci niente, parlo io. Sentiamo cosa dice Adani, perché chiaramente essere trattati così. E stai zitto. Aspetta un attimo. Perché parli con un allenatore che ha vinto, sei scudetti. Ma stai zitto, lo dice tuo fratello. Ora parlo io. Mi stavate esprimendo la grande senza che sia una cosa. Allora ripartiamo con le teorie del basket. Se vuoi ripartiamo con le teorie del basket. Facciamo un passo indietro. Torniamo con le teorie del basket. Come mai LeBron James non è andato in playoff? Visto che i grandi giocatori vanno in partite. Dai, come l'anno scorso. Scusami. Cioè qui Allegri parte e va via perché Adani gli ricorda. Allora partiamo di nuovo con le teorie del basket, poi lo affrontiamo questo discorso qui del basket, ve lo faccio sentire. E tanto finisce così, esattamente come uno lo fa, era Juventus. Sì, però non c'è bisogno. Esatto, non c'è bisogno. Allora, sta zitto, teorici. Visioni diverse sì, però allora, io gli ho chiesto e l'ho lasciato parlare, poi vi spiego una cosa, stai zitto. Non si fa così, e per primo non si fa per i suoi tifosi.
non per noi. Noi vogliamo dare voce a lui nel confronto e nel rispetto dei suoi tifosi. Se no finisce sempre così, va via, sta zitto. Cosa intende Adani nel rispetto dei suoi tifosi? Intende, perché la Juve ha un sacco di tifosi e merita che si faccia informazione vera, che si facciano delle analisi vere, perché altrimenti c'è un tizio che rappresenta la Juve come Allegri che viene strapagato, poi ci sono tifosi anche scontenti che non si vince e tutto, ma in realtà la verità non viene mai fuori. E quindi ci vuole rispetto, cioè onestà intellettuale, questo intende Adani, onestà intellettuale nel dire e affrontare le cose corrette, senza baciare il culo, senza evitare gli argomenti, questo è Adani. Andiamo avanti con l'ultima, con l'ultimo spezzone, che è proprio quello spezzone del basket, riferito all'anno scorso, e vediamo un po' cosa succede qui. La sensazione che sia un campionato che si chiuda e che vada a terminare più sulle giocate che sul gioco, sempre di più. Allora, nelle difficoltà, questa squadra, anche andando piano, se può giocare meglio, se può riuscire ad essere più padrone del proprio destino, più essere consapevole che anche nelle difficoltà arriva a meritarsi la giocata decisiva, più che a trovarla. Innanzitutto, credo che in questo momento la brillantezza manca un po', poi ripeto, bastava mettere la palla addosso a Mandžukić da far vedere, dare la spazio tra le linee e creare questo 2 contro 1 e continuare. Purtroppo quando andiamo a vantaggio la squadra comincia a palleggiare, però a un certo punto dobbiamo cambiare marcia, poi anche tenere la palla, però a un certo punto devi accelerare, devi velocizzare e devi andare dentro, come abbiamo fatto bene all'inizio. Quindi Allegri, anche qua è sempre uguale, io sono convinto che Allegri sia limitato a livello culturale e intellettivo, non lo so, ma sono proprio convinto, ormai ne ho viste troppe di interviste sue, non capisce neanche la domanda di Adani anche qua è molto semplice, molto diretto, e dice, ma a me sembra che il campionato stia finendo, quello dell'anno scorso dove c'era la Juve, il Napoli vicini, stia finendo più per giocate individuali della Juve, cioè che ha questi fenomeni, questi campioni, e quindi porta a casa poi le partite, però in realtà non è veramente dominante del suo destino, cioè non è che vince le partite perché va lì e la domina e la vince e la porta a casa con merito, le trova perché ci sono delle giocate dei singoli e stop. Allora chiede a Dani, è possibile invece arrivare con un lavoro da parte del mister, quindi tattico, gestionale, di sistema e di gioco, arrivare a trasformare le vittorie da giocate alle vittorie ragionate, dove si va veramente a portare a casa i 3 punti perché hai surclassato e dominato l'avversario sul piano del gioco? Questo è quello che chiede Adani. Allegri, che qua non risponde, vaneggia, ma mille pause, non sa neanche cosa dire, non capisce niente, proprio è fuori, capite? È una cosa assurda, è una vergogna vedere un'intervista del genere, perché c'è uno che fa una domanda e l'altro che sembra un ritardato. Mi dispiace tantissimo dal punto di vista calcistico e di sportivo, mi dispiace tantissimo dal punto di vista dei tifosi dell'Inter. Sono contentissimo che la Juve sia allenata da Allegri, perché se avessero un allenatore più forte probabilmente la Juve veramente potrebbe vincere anche il triplete, perché è una squadra fortissima la Juve. E purtroppo il calcio, io non voglio stasera, soprattutto non voglio entrare. È troppa teoria, sento parlare di schemi, di robe, di cose. Contano anche quelli, no? Un po'. Allora ascoltate, te intendi basket? Voglio dire, no, ti spiego perché. Perché a basket dura 24 secondi l'azione, fanno gli schemi, giochi in un campo di 20x25, non so quanto è il campo neanche, 15x25, va bene? E alla fine, quando a 5 secondi manca, non è venuto fuori lo schema, e giochi con le mani e corri con i piedi, hai 3 secondi per pensare. Cosa succede? A chi la danno la palla? A quello più bravo, che gioca uno contro uno e tira. Sempre. Cioè, ma ragazzi, ma veramente ha detto una roba del genere? A parte che dopo scopriamo, Adani è uno veramente competente, che conosce tanti sport, tante culture, e disintegra Allegri. Ma Allegri dice semplicemente che alla fine vince la squadra che ha il tizio più forte, palla quello più forte e basta, fatta. Vince così. Ma allora che cosa ci fa l'allenatore lì pagato milioni? Ma qual è il senso di questa roba qua? Allegri, mi dispiace, ma è un minus habens, cioè è un ritardato. Dice delle cose aberranti. C'è uscito un blocco e tira. E gli schemi vengono nel basket. Voi pensate che nel calcio, in un campo dove si gioca 110x70, va bene,
si gioca con i piedi, si corre con i piedi, ci sono i contrasti, vince gli schemi. Scusate, ma se vinca gli schemi, allora Messi non vale 250 milioni, Ronaldo non vale 400 milioni, Higuaín non vale 100 milioni. Io credo che bisogna nulla sto discorso. I giocatori già da quelli piccolini vanno fatti lavorare sulla tecnica e sulla tattica individuale. La sposi, quindi, Luca, questa filosofia? Cioè, quindi alla fine dice la sposo non mi interessa nulla. Questo è il male del calcio italiano. Questo è il male del calcio italiano. Che schifo. Perché non sento una volta un gesto tecnico. Cioè, a calcio si viene qui e si guarda i gesti tecnici dei giocatori singoli. No, piano. Allegri, porca puttana, mi fa rabbia che uno che è pagato milioni dica delle cazzate così. Il calcio è che vieni qua e si guardano dei gesti tecnici. Sì, al circo, se fosse così, cioè gesti tecnici individuali così, al circo li guardi, sono dei giocolieri. No, il calcio è l'insieme dei gesti tecnici della squadra con dei movimenti provati. Andiamo avanti, per carità, andiamo avanti, dai. Semplice. Il calcio è molto semplice, non lo rendete complicato. Sì, sì. Allora, non lo rendiamo complicato. Andiamo tutti a allenare la Juve, l'Inter, non è complicato, è semplicissimo. Palla è più forte, vince. Ma che discorso è? No, lasciate perdere, continuate con la vostra teoria che fate bene. Va bene, non è solo teoria. Per me il calcio è altra roba. Va bene. Grazie a voi, buona serata. Cioè, quando c'è un ignorante, l'ignorante, siccome non sa leggere il confronto, non ha competenze, non ha spessore, cosa fa? Butta tutto per aria. Vabbè, allora continuate con le vostre teorie, vaffanculo, ciao. E parte e va via. Questo è l'ignoranza. L'ignoranza più becera, quella che andrebbe eliminata, estinta. Questa gente qua deve essere distrutta sul piano professionale. Deve essere completamente annichilita. Poi è una negazione del confronto, tra l'altro. Cioè, tu, c'è qualcuno che ti fa delle domande, non gli rispondi neanche, e poi butti all'aria tutto e ciao, vai via. Dicendo che, no, tutte parole le vostre. Ma che schifo, eh? Scusatemi, ma io davanti a ste robe proprio mi viene il vomito. Grazie. Ha scelto l'esempio peggiore. Ecco, no, sentite Dani. Nella lucidità che ha sempre dimostrato, ha fatto l'esempio peggiore. Perché il basket, negli ultimi minuti, col time out, anche a 3.8 secondi dalla fine, si costruisce, si prepara utilizzando 20 secondi di pausa, situazioni già provate in allenamento, perché la tecnica, se non è applicata, palleggia il circo. Quindi la tecnica, che dice lui, ha un senso se è applicata, perché sennò fai giocoliere. La tecnica applicata è generata da intese tra i giocatori, uscite provate, cambi di direzione, uno contro uno, tutte cose che fanno il calcio il più bello sport del mondo. Ma se fai l'esempio del basket, il basket vince per gli schemi, per poi liberare il più forte, come Dybala o Higuaín, ma vince per gli schemi. Cioè, a questi livelli non possiamo rendere schema una parola vuota. Cioè, schemi cosa vuol dire? Gli schemi. A questi livelli intende, a livelli di professionalità così alti, con milioni, su Sky, la Juve, eccetera, non possiamo parlare in maniera così becera, così ignorante, da strumentalizzare ogni parola a piacimento. Questo intende Dani con una frase, ok? Andiamo avanti. Ma tu, quando diffondi un'idea, la tecnica di cui parla, le intese, la condizione fisica, il coraggio, sono tutte condizioni dell'animo umano che danno vita al calcio. Poi li vuoi chiamare schemi? Per me schemi è una parola fredda, cinica, non ha tanto senso. Principi di gioco? Idee! Allora, se io ti chiedo, come mai non viene fuori un'idea anche nella difficoltà e nella tecnica? Io aspetto che tu me lo dica. Non ti giudico perché non viene, vorrei da te un insegnamento e un aiuto a comprendere come mai la Juventus a Crotone tira poco in porta, fa fatica in casa col Napoli, non tira in porta, oggi è condivisa, non l'opinione che ha meritato più l'Inter, non in meno. Allora io ti chiedo, come hai allenato a livello di idee e di strategia la tua squadra, oppure non ce l'hai fatta perché sta male? Come mai sta male, visto che dalla SPAL prima dell'ultima sosta che dice che fa fatica? Io chiedo per imparare, non per giudicare, però rendere schemi e poi dopo fare il contrattare e dire tutta teoria la vostra. No, noi parliamo di idee che danno animo a un gioco, che è quello che amiamo. Fa emozionare a Dani quando parla in questo modo qua. Mi fa emozionare perché è il rappresentante di una nicchia di persone, purtroppo, che se ne intende, che capisce di calcio, che ragiona, che ama davvero lo sport, ama davvero il gioco del calcio in tutti i suoi dettagli. E poi è contraddistinto da un'onestà intellettuale, un'onestà d'animo incredibile, e a me viene l'emozione ascoltare Adani quando parla, quando spiega veramente di calcio. C'è da imparare da Allegri, io non ho imparato nulla, non ho mai imparato nulla.
Niente, da Adani si impara, da lì uno che è interessato veramente al calcio davvero impara delle cose. Questo è tutto, dite la vostra, mi dispiace per la lunghezza del video, ma era una cosa dovuta, era una cosa da fare. Ragazzi, vi ringrazio, un like al video, condividetelo, iscrivetevi al canale e ci vediamo prestissimo.